Benvenuti nel mio ufficio, viaggiatori. Sono Grizzly e questo mattonaccio enorme è il telefono che utilizzo per le attività di protezione civile. È un telefono cellulare che funziona con due SIM e integra anche una radio ricetrasmittente. Qua si toglie un tappo e si avvita l'antenna della ricetrasmittente, utilizza contemporaneamente le due SIM oppure la radio ricetrasmittente quando è necessario. È molto comodo, tra l'altro qui sotto, oltre al connettore di ricarica, ha anche un connettore che lo fa diventare un powerbank, perché ha una batteria da 4500 mAh, è un bel giocattolino. Comunque, quando ho preso questo telefono, la prima cosa che ho fatto è stata inserire come SIM numero 1 la SIM che ho per il servizio di protezione civile, la mia SIM reperibile H24. Successivamente avevo considerato l'ipotesi di mettere una SIM machine-to-machine come SIM secondaria, da utilizzarsi qualora questo telefono non dovesse avere campo radio, perché mi capita, facendo servizio di protezione civile, di muovermi magari in mezzo ai boschi, magari in mezzo alle campagne, in situazioni in cui magari il mio operatore non prende, però un altro operatore ci avrebbe quel minimo di segnale. E una SIM che possa operare in roaming può essere comoda per la necessità di dover telefonare alla sala operativa giusto il tempo di fare brevi comunicazioni, perché quando non prende il segnale del mio operatore, altrimenti sono costretto a spostarmi, cosa che in passato ho fatto varie volte, dovermi spostare in mezzo alla campagna anche di un chilometro per riuscire a recuperare una tacca. Tuttavia, prima di ordinare una SIM Global Machine to Machine da mettere solo in questo telefono, ho guardato un pochettino che cosa offriva il mercato a livello di SIM straniere che operassero in roaming per questa situazione. E ho scoperto un operatore britannico molto molto interessante, che è GifGaf, e oggi voglio parlarvi di lui, per cui cominciamo questo vlog. Sigla! Nato nel novembre del 2009 in Gran Bretagna, anche se si presenta come una costola della grande società spagnola Telefonica, GifGaf è un operatore virtuale mobile che, attivo in Gran Bretagna sulla rete di O2, si presenta con un'offerta molto interessante sia sul mercato britannico che su quello europeo. Per quanto concerne il mercato europeo, ha delle tariffe veramente molto interessanti, per esempio per le chiamate in Italia. Per le chiamate in Italia, infatti, parliamo di rete fissa o rete mobile, circa 3,5 centesimi al minuto, e funziona in questo modo la tariffa. Il primo minuto viene tariffato immediatamente alla risposta, però dopo il primo minuto la tariffa viene conteggiata sui secondi effettivi di conversazione. Quindi non solo questo discorso è molto interessante, perché è una tariffa veramente molto bassa per essere una SIM europea. Le chiamate in Gran Bretagna viaggiano sui 15 pence, quindi circa 17 centesimi di euro al minuto, con lo stesso ragionamento: il primo minuto tariffato per intero, poi sui secondi effettivi di conversazione. Purtuttavia, ogni volta che si effettua una ricarica, per un periodo di 90 giorni, è possibile effettuare tutte le chiamate che si vogliono gratuitamente agli altri clienti della rete GifGaf per una durata massima di 60 minuti a chiamata. E la cosa divertente è che GifGaf stesso sul sito a dire: e se volete parlare per più tempo con lo stesso numero, beh, arrivati al 59esimo minuto chiudete e richiamate. Ovviamente ci si presuppone di avere un uso lecito e corretto della rete, però, come ripeto, le tariffe sono molto interessanti. Abbiamo sempre verso l'Italia gli SMS che viaggiano sui circa 9 centesimi di euro per SMS, quindi comunque una tariffa interessante. Sono disponibili naturalmente dei pacchetti, GifGaf li chiama Goodiebugs, per un mese solare è possibile avere un certo numero di SMS, un certo numero di minuti verso tutte le destinazioni e anche un determinato pacchetto internet. Ovviamente, per quanto concerne l'utilizzo in Europa, i pacchetti di base possono essere utilizzati anche quando si è in roaming. Il pacchetto più grosso, che prevede messaggi, minuti e internet illimitato, può essere utilizzato in roaming, ma a due condizioni: quello dell'uso lecito
che corretto della rete, e per quanto concerne l'utilizzo dei pacchetti in roaming, si richiede di essere in roaming solo per un tempo non superiore ai 4 mesi nel corso dell'anno solare, quindi determinati pacchetti possono venire disattivati se si è costantemente in roaming. Ciò nonostante, anche con la sola tariffa di base, per esempio 3,5 centesimi di euro al minuto per le chiamate in Italia, resta comunque un piano molto interessante e resta un operatore molto interessante per via del doppio fattore. Uno, tariffe molto utili e funzionamento in Italia. Aggiungiamoci inoltre il fatto che è possibile ricaricare in qualsiasi momento attraverso il sito internet con carta di credito, quindi H24 senza nessun problema. E due, non sottovalutiamo il discorso che andando in roaming sceglierà sempre l'operatore che prende meglio nella zona in cui ci si trova, motivo per cui l'ho messo nel telefono di protezione civile. Un altro fattore veramente molto interessante dell'operatore è il costo della SIM. La SIM, infatti, ha un costo pari a zero. La SIM è gratuita, è possibile semplicemente registrarsi sul sito e ordinare gratuitamente la SIM. La SIM arriverà per posta direttamente a casa e si potrà attivare facendo la prima ricarica di almeno 10 sterline. La SIM non scade, a patto di fare almeno una volta ogni 6 mesi o una chiamata o un SMS a pagamento, quindi a patto di utilizzare il credito non c'è scadenza del credito né scadenza della SIM. Non ci sono grosse particolari condizioni per l'utilizzo della SIM, come ripeto, si parla soprattutto dell'uso lecito e corretto. Diciamo che io la utilizzo come una SIM di scorta, ho la SIM del mio operatore italiano che mi offre i minuti, gli SMS e tutto quanto, e ho questa SIM in caso di piccola emergenza, in una situazione in cui non prende il cellulare, perché so che potrò contattare la sala operativa o comunque chi ho bisogno di contattare, anche se il mio operatore non prende in quel momento. Quindi diciamo che l'uso lecito e corretto che ne faccio è proprio ridottissimo all'osso, e quindi per quello va benissimo, è un'ottima SIM per un dispositivo da utilizzarsi in caso di emergenza. Naturalmente chi mi dovesse chiamare gli verrà pesantissimo chiamarmi in Gran Bretagna, a meno che non abbia anche lui una SIM britannica o un'altra SIM GIF-GAF, dove abbiamo questa possibilità di chiamarci gratuitamente facendo una ricarica. Non solo la SIM è gratuita, ma GIF-GAF è una società che si rivolge moltissimo ai giovani, e lo fa in due modi. Il primo modo è che non esiste il call center, è una cosa che sembra molto strana, però tutta l'assistenza tecnica è gestita attraverso il forum. Forum dove si trovano sia gli assistenti dell'operatore, quindi i ragazzi che lavorano per GIF-GAF, sia gli altri utenti. Ed è molto simpatica questa cosa, perché è un approccio molto social all'assistenza tecnica, in quanto quando qualcuno fa una domanda sul forum, anche gli altri clienti di GIF-GAF possono rispondere, e quando tu, cliente, riesci a risolvere un problema o riesci a fornire dei chiarimenti a un altro cliente, ne ottieni in cambio dei crediti sul forum. Arrivato a un certo punto di questi crediti potrai ottenere, per esempio, una ricarica omaggio. Inoltre, se tu vuoi portare qualche amico in GIF-GAF, quindi ordini attraverso il tuo portale una SIM gratuita per questo amico, e poi questo amico attiva la SIM facendo la ricarica, tutti e due riceverete un credito omaggio di 5 sterline per aver portato questo amico. Inoltre, se vuoi svolgere questa attività di procacciare clienti per GIF-GAF, può essere molto interessante, perché puoi arrivare a guadagnare fino a 22 sterline per ogni utente che riesci a portare in GIF-GAF per un determinato periodo di tempo. E in questo caso non si tratta più di credito telefonico, ma di pagamenti che possono arrivare su PayPal, quindi è un discorso molto interessante. Le tariffe di base sono leggermente più basse delle tariffe di Global Machine to Machine SIM, però non sono SIM dedicate all'uso esclusivo machine to machine, sono SIM destinate e dedicate all'uso da parte degli utenti. Può essere questa SIM, inoltre, una scelta interessante per chi è magari uno studente o un lavoratore che ha da dover fare viaggi in Gran Bretagna o da dover tenere dei contatti in Gran Bretagna, perché si ha la possibilità, quando si è in Gran Bretagna, di avere a disposizione subito un numero locale sulla rete di O2, quindi essere raggiungibile dai colleghi, dai collaboratori, dai clienti che ci sono in Gran Bretagna. E poi, grazie al funzionamento in roaming, è possibile continuare a tenere i contatti con la Gran Bretagna, semplicemente
specialmente con la SIM in Italia, è comunque un punto da tenere a mente. Ultima nota interessante: come dicevo, sono disponibili, al di là della tariffa di base, i cosiddetti pacchetti goodiebags, che mettono a disposizione minuti, SMS e giga di internet. Questi pacchetti durano un mese e non si rinnovano automaticamente, quindi uno può anche decidere di prendere un pacchetto perché va un mese in vacanza in Gran Bretagna e vuole avere minuti, SMS, giga, quello che sia, poi quando ritorna in Italia il pacchetto scade e non c'è bisogno, non c'è il rinnovo automatico. Di per sé è possibile comunque attivare pacchetti con il rinnovo automatico, però in questo caso non si può addebitarli direttamente sul credito della SIM, si può addebitarli su una carta di credito. In questo caso, allora, è possibile ottenere il rinnovo automatico. Di nuovo, questo è un punto di cui tenere a mente, perché può essere interessante attivare un pacchetto per un determinato periodo, il periodo successivo uno decide che magari il pacchetto è stato troppo grosso ed è sufficiente decidere di prendere un pacchetto inferiore, oppure il periodo successivo la SIM appunto non la si usa, magari è una SIM che uno usa solo quando va in vacanza 2-3 mesi l'anno, e non è obbligato a dover pagare il rinnovo di un pacchetto per tutti i 12 mesi, oppure l'attivare un pacchetto, avere il costo di attivazione. Quando uno vuole un tot di minuti, prende il pacchetto per quel tot di minuti, funzionerà da oggi allo scadere del mese solare, cioè 30 giorni, 31 giorni, quindi se io attivo il 20 febbraio, questo pacchetto scadrà il 19 marzo. E secondo me l'esempio di GIFGAF potrebbe anche essere seguito in Italia da qualche operatore virtuale che potrebbe presentarsi con una situazione del genere disponibile anche per gli utenti in Europa. Secondo me potrebbe essere una mossa intelligente per quella categoria di utenti che non ha bisogno di una SIM con tantissimo traffico e tantissimi servizi da dover avere pagandoli mensilmente, bensì per avere a disposizione una SIM per il caso di emergenza, soprattutto una SIM che possa operare in roaming con qualsiasi altro operatore, quindi sotto la copertura di qualsiasi operatore, in caso di piccole necessità telefoniche. Secondo me è rivolto sicuramente a una nicchia, ma non a una nicchia molto ristretta di persone. Ci sono tantissime situazioni nelle quali potrebbe essere utile appunto avere una SIM del genere. Per questo motivo, prima di concludere, vi dico che se vi interessasse attivare una SIM di GIFGAF, contattatemi in email oppure sui social, su Twitter, in privato, trovate tutti i link sul doobly-doo, e in questo modo riusciremo ad attivare una SIM ordinandola assieme, così potremo anche ottenere le 5 sterline di credito omaggio, che fanno sempre comodo. Bene ragazzi, se sono riuscito a farvi conoscere un operatore alternativo per operare all'interno della comunità europea, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, magari con gli amici che potrebbero essere interessati appunto a una SIM che possa funzionare in molte situazioni di emergenza. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che anche lui si rinnova di mese in mese, ma il rinnovo è gratuito, quindi niente paura. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e occasionalmente a ricevere piccole curiosità e dietro le quinte sui video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!